www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Con noi abbiamo l'ingegnere Giuseppe Cannarella. Ha portato degli ospiti qui nell'oratorio dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Stanno visitando la struttura. Ingegnere, ecco, ci dica qualche cosa. Ecco, chi sono questi ospiti? Allora, gli ospiti è il dottore Giuliano Giudici, che con la famiglia quest'anno ha voluto assistere a tutto il rito della Settimana Santa. Giuliano Giudici viene da Roma, è già stato a Mussomele in occasione dell'inaugurazione del Centro Studi Giudici, sezione di storia locale che noi speriamo possa contenere tutte le opere importanti che sono state scritte per Mussomele e da Mussomelese. Quindi l'Arciconfraternita, Giuliano, l'Arciconfraternita è una realtà antica, quindi documentalmente, se dicevo, è la più antica confraternita di Mussomele, è arciconfraternita. Queste arciconfraternite sono nate praticamente a Roma, a Santa Maria Sopra in Minerva, e abbiamo una copia della, diciamo, ecco, della bolla. La bolla principale, e poi di queste confraternite in tutta Italia ne sono state, in quel periodo, quindi 1500, ne sono state create più di 1000. Ecco, e Mussomele ha avuto questa arciconfraternita. Adesso noi la vedremo perché abbiamo il documento originale, e prima di questa confraternita c'era un'organizzazione, chiamiamola così, ecco, che si interessava un po' della vita di carattere religioso della Chiesa Madre, si preoccupava di assistere agli anziani e soprattutto di portare nei cimiteri soprattutto le persone meno ambiente, che avevano chiaramente problemi di carattere economico. Certo. Si sono avvicentate le persone più in vista del tempo, e una bellissima realtà. Oggi, come allora, l'Arciconfraternita cura tutti i momenti essenziali dei riti dell'anno liturgico, quindi oggi, questa adesso è la settimana santa, poi ci sarà la Pasqua, ma anche il Natale, il Corpus Domini e tante altre celebrazioni di carattere religioso. Quindi sono numerose, è una arciconfraternita che accetta anche le donne, quindi sono uomini e donne. E solitamente le confraternite non accettano le donne? Di solito no, però io ho trovato degli antichi documenti dove alcune confraternite di Mussomele c'erano sia maschi che femmine. Questa è la realtà. Allora, qua c'è da guardarsi un pochettino in giro. Abbiamo dei gruppi statuari che prima venivano portati in processione, adesso per mancanza non più. Di forza pubblica. E quindi abbiamo, ecco, il Cristo risorto, la statua precedente, la nuova che viene portata in processione adesso. Qua viene conservata l'urna che è della Chiesa Madre. Questi sono i colori e anche gli oggetti che vengono portati in processione e che rappresentano i diversi ruoli che hanno i confrati all'interno dell'arciconfraternita. Allora, questa è la bolla. Questa è la bandiera che va nelle processioni, chiaramente, stiamo parlando del Santissimo Sacramento, e quindi lo stensorio, ecco. IHS, che rappresenta proprio il momento culminante di questo momento. Questa sarà la cinquecentesca, molto probabilmente. Che è di legno? Di legno, sì, di legno è molto molto bello. È uscito prima di quando l'avete visto in chiesa. E quindi, ecco, la canna con cui è stato colpito, secondo la tradizione, come dice Gesù. La presenza di questa profusione di sangue, ecco, ci riporta a quelli che erano i riti che noi abbiamo importato dagli spagnoli. Tanti riti del 1500, ecco, noi li abbiamo presi da loro, insomma. E in Sicilia gli spagnoli erano molto molto presenti. Se noi andiamo a Saragozza, a Barcellona, ecco, e osserviamo le loro statue, somigliano molto alle nostre. Quindi noi praticamente, loro. Esatto, le nostre somigliano alle loro, meglio ancora.
questa è la bolla originale. Allora, ma c'è la bolla praticamente che inizialmente è stata realizzata a Santa Maria sopra il Minerva a Roma per un'arciconfraternita dell'Assentissimo Sacramento a Roma. Poi la stessa bolla è stata fatta circolare un po' in tutta l'Italia di allora, nei vari stati, ecco. Una di queste è arrivata a Mussomele, è stata personalizzata, è stata adattata alla realtà di Mussomele. La cosa più importante è la data, 1553. Ecco, questo è un documento eccezionale, insomma. Sta a dimostrare che c'era un fermento religioso molto importante a Mussomele, e la Sicilia allora non faceva parte del papato, chiaramente, era un'altra nazione per conto proprio, ciò non toglie che... Ecco, vabbè, c'erano gli spagnoli ancora. C'erano ancora gli spagnoli, però il rito era sempre il rito romano, Santa Romana, Santa Romana Chiesa. E quindi vediamo anche questa bellissima decorazione che possiamo ammirare. E poi ci sono le firme di autentica, anche di personalità importante, tra cui diversi papi. Quindi ci sono le firme di molti, molti papi. È scritta in latino. Documento tradotto poi in italiano. Necessariamente, certo. Va bene, c'è la copia, sì. È stata tradotta in italiano. Chiaramente tutto in latino. Sì, comunque al Museo Archeologico a Palazzo Scadere abbiamo una esemplificazione riportata di questa bolla e anche con altre notizie che riguardano la chiesa, il momento in cui è stata realizzata. Allora, se vuoi c'è un libro dove abbiamo, a parte la traduzione, c'è un libro del professore Angelo Barba, buonanima, che ha scritto, non solo ha scritto, ma si è preoccupato di far tradurre anche questa bolla. La bolla è stata tradotta, sì, a me interessa dare ragguaglio sul libro. Anzi, se riusciamo a trovare una copia di questo libro per offrire al dottor Giuliano Giudice, gli faremo senz'altro una cosa gradita, perché parla della confraternita e soprattutto di questa bolla. E quindi di là poi dalla traduzione si capisce un pochettino tutto. Comunque domani dopodomani avrai modo di vedere questa arciconfraternita sfilare con le altre confraternite e quindi capire meglio come e quante confraternite si fanno. Noi abbiamo 5 confraternite, però in passato ce n'erano di più. Avevamo anche la confraternita di San Bernardo, la confraternita di San Giacomo, oggi non più esistente, come non esistono nemmeno le chiese. Comunque, spero di, con questa carrellata velocissima, di avere reso qualche cosa, però ripeto ancora di più. Ecco, questo è stato un omaggio della confraternita. Questo è stato. Questa è stata una cosa molto bella e quindi guarda che ti hanno fatto un bello omaggio. Forse c'è la bolla, mi sembra. Presidente, alla fine è riportata la bolla e la traduzione anche. È molto molto bello. Complimenti, Presidente. Il minimo. Sì. Mangiarino. Molto gentile. No, ci mangiarino. Fatto piacere che... Va bene, noi proseguiamo nel nostro giro, vi ringraziamo. Venerdì se vi trovate qua a Mussomele. Sì, sì. Poi c'è la foto, lo scorso c'era il re di Belgio che ha assistito alla crocifissione. Eh sì, sì, me l'aveva detto anche... Quest'anno non viene. Sì. Non viene quest'anno. È da due anni che viene. Vai avanti, questa è fatta, è stata fatta l'anno scorso, la cosa che si trova al balcone, là, con le... Quella è piazza Umberto, sì. E quando arriva? Alle 4 partiamo di qua, in gestione, venerdì. Domani ci dobbiamo fare. Il giovedì. Ah, bene, la congregazione del venerdì santo. Ok, quello stava nel balcone. Sì, c'è lui e la moglie. La piazza è Lemita. Certo. Domani portiamoci un po' di questi lampioncini che vengono messi al Calvario, stanno allestendo il Calvario, però non è completo. Cioè, se ho passato un disco.
www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.